E non è un qua qua qua, neanche l'ospite che è venuto a trovarci questa sera come ogni lunedì. Quindi diamo il benvenuto a Francesco Di Fant. Fresco fresco di convegno da quel di da Palermo, no? Da Palermo. Buonasera ragazzi. Francesco Di Fant. Buonasera. A tutti. Francesco, come stai innanzitutto? Bene, scusami. Bene, molto bene. Il convegno è andato molto bene, sono contento. Sì. Siamo felici per te. E quindi dicevamo, stasera ci parlerai di un aspetto del linguaggio non verbale. Sì. Terra terra perché è stupidino, molto pratico. Sì, quindi interessante sia per i maschietti che per le femminucce, possiamo spenderlo così? Sì, perché diciamo si riferisce a una categoria di persone che insomma si trovano un po' ovunque, è trasversale in tutto il mondo, gli scocciatori. Maleducato. Stalker. Come evitare il più possibile, è chiaro, gli scocciatori, insomma le persone un po' invadenti, oppure ecco che vogliono attaccare il bottone o avvicinarsi a noi e noi non vogliamo. Quindi esiste una tecnica per poter confrontarci con questo tipo di persone, pronti via, possiamo fare uno screening generale volante grazie a te. No? Diciamo ci sono degli atteggiamenti più che una tecnica che si possono adottare, poi a seconda delle situazioni, perché ho preparato anche diverse situazioni appunto per capire che, ecco, come svicolarsi perlomeno. Okay. Anche se non si può sempre riconoscere la persona che insomma ci rompe le scatole prima del tempo, anche perché magari si può essere in un luogo affollato. Certo. Però ci sono insomma degli accorgimenti per sbolognarla, come si dice dalle nostre parti. E se siamo stati attenti nelle volte precedenti, sono quelli che sono chiamati gli atteggiamenti di chiusura. Si può adottare un atteggiamento di chiusura. Sicuramente, ecco, incrociare per esempio le braccia può essere già un atteggiamento di chiusura rispetto a chi ci parla o sta di fronte a noi in qualche modo. Tu pensi che l'interlocutore dall'altra parte, se è un po' sveglio, capisce che magari la sua presenza non è gradita, è poco gradita? Può capirlo, però di solito, insomma, ci sono queste categorie di persone, spesso sono abbastanza insistenti anche, quindi ci sono differenti cose che voglio suggerirvi. Partirei dalla situazione più tipica, quella magari in viaggio, no? O in pullman, nella metro, o in torpedone, o anche nei treni regionali per chi è pendolario. In torpedone, ragazzi. Sentivo dire dallo 4, sì, più o meno. E non so se esistano ancora, però ecco, sono i pullman extraurbani. A Milano ci sono ancora. Avete visto? Allora, innanzitutto, se non volete uno scocciatore che si sieda accanto a voi, grazie per la sigla anni 80, perché io uso questi termini un po' atavici, desueti, sì. Simulare un'espressione arrabbiata o poco socievole già fa desistere una persona dal sedersi accanto a voi e attaccare il bottone. Se invece siete belli, allegri e tranquilli, ispirate giovialità e voglia di chiacchierare magari, no? Come no, certo. Poi, altro classico, fare finta di dormire, possibilmente con occhiali scuri e auricolari. Ah sì, tu dici mi chiudo rispetto più al mondo. Più si usano, sì, questi tre elementi, io li uso. Potete tutti e tre anche scendere a una fermata che non è la vostra, se volete. Però ti assicuro che è molto comodo, la uso spesso e mi ha salvato da lunghe chiacchierate indesiderate in treno, te lo assicuro di persona. E noi ci crediamo. Ecco, poi quando si sceglie un posto, per esempio, scegliere ovviamente un posto, una fila vuota magari, nella metro o in un pullman, quindi non mettersi subito vicino a qualcuno, non si sa mai che poi... Il preferito di solito è il posto finestrino all'ultimo posto in fondo, no? Sì, però quello potrebbe anche dare l'impressione di stare un po' all'angolo, quindi ci si può anche mettere lateralmente, però scegliere una fila vuota è un buon consiglio. Anche perché io in questo caso aggiungo, se poi arriva il rompiscatole e tu sei nell'angolo del finestrino, non puoi neanche andare, hai ragione anche. Diventa un altro doppio problema. Un altro grande classico è la colonizzazione dello spazio, ovvero metterla magari nella borsa o una busta nel sedile di accanto, così la persona, ecco, non andrà come proprio fa di Lelio. Esatto, che mette lo zaino con le merendine pieno. Lo tieni lontano così. Esatto. Poi un'altra cosa importante, ecco, evitare di sedersi a qualcuno che sta già parlando al cellulare, oppure che, ecco, diciamo, indossa vestiti bizzarri o ha un'espressione strana. Perché non mi posso avvicinare a qualcuno vestito in modo bizzarro? Scusami. Perché potrebbe essere una persona, insomma, se non vuoi essere infastidito, potrebbe essere una persona perlomeno esuberante. Quindi io posso risultare fastidioso che sono sempre vestito male, scusami. Ma tu sei fastidioso. Ah, ok, benissimo. Signora, buonasera, ci insultano anche se siamo i proprietari della trasmissione. Hai vengono visto? E ci insultano. Non c'è più religione. Continuiamo con la musica e torniamo a parlare di persone fastidiose. Tu sei fastidioso, Ale.
E noi siamo qui, Alessandro e Francesco, ci siete? Io presenti. Sì, sono presente. Allora siamo tutti qua. Eccoci. Sì, sono presente. Io sono quello poco affidabile. Ma tu sei quello fastidioso. Ah, fastidioso, esatto. Vicino ma in senso un buono. Tram, torpedoni, eccetera. Sono stato indicato come una persona che può creare del fastidio, ma abbiamo il nostro buon Francesco Diffante che ci dice come ci si protegge in realtà da questi esseri fastidiosi e che magari possono procurare un po' di fastidio in sì, generale. Non parliamo di zanzare, ma parliamo di persone che possono risultare o essere un po' invadenti, insomma un po' la categoria degli scocciatori, come in Italia vengono comunemente definiti. Che con uno zampirone non scacci. No, Francesco no, Diffante, esatto. Una domanda per te. Due persone sì, che si conoscono da poco, se una dopo qualche giorno di conoscenza sì, interviene sul telefono utilizzando WhatsApp nei confronti dell'altro, per te è un gesto un po' troppo, come dire, in che senso, scusa, se una ti scrive, se manda un messaggio in WhatsApp all'altro dopo due giorni beh, la regola del secondo giorno è va bene, ah sì, davvero? C'era questa, nel senso che si dice almeno che non si chiama il giorno dopo ma si aspetta il secondo giorno. Non vi risulta invadente quanto risulta a me questa cosa? Beh, risulta invadente quanto un messaggio o una telefonata, comunque l'intenzione di comunicare che viene. A me fa un po' strano. Era una mia considerazione personale, nel senso che WhatsApp lo utilizzo con le persone con cui io ho più intimità e non ho più nessun tipo di problema. Conquista, ma no, ma non chi in è quel chi senso. È? Saperlo, sai chi sì, è? Chi è? Sì. Lo sciupafè. Ma non si intendeva nell'utilizzarlo con le donnine, però proprio in generale. No, utilizzare in realtà WhatsApp significa entrare comunque nell'intimità di una persona. Però secondo penso, me penso, non è che la verità. Dal momento in cui tu dai il numero di telefono, a quel punto sì, uno può utilizzare il canale che preferisce. Beh, sì, secondo me forse, sì. Forse, no, forse c'è una falsa idea, nel senso sì, che è generata dal fatto delle chat di gruppo, ovvero in quel senso sì, è facile che tutti esatto, si conoscano. Esattamente. Chat, e quindi c'è un'idea di arena pubblica. Esatto, della comunicazione. Perché può essere utilizzato proprio come dici tu. Esattamente. No? In quel senso è assolutamente vero quello che dici. Invece nel WhatsApp a due, nel messaggio a due, al di sì, là del è come del uno mezzo, scambio di SMS. Esattamente. Con sì, normale, certo, cioè okay, non c'è nessun altro che ci spia o ci giudica. Ok, no, era ecco, solo una piccola curiosità. No, no, ma era giusto, no, è giusto quelle. Procediamo sulla falsa riga degli scocciatori, dai. Esatto, allora, un grande classico è sempre quello al bar o in qualsiasi altra situazione, avere a portata di mano magari un bel giornale per fare da barriera fisica proprio con il viso agli altri e prendersi i propri minuti di sana lettura senza interruzione. Giuro sì, che se entro la fine dell'appuntamento di oggi mi tiri fuori farsi squillare il telefono da soli, ti mando via e non ci vediamo più, mai più. Allora, questa è una tecnica che ho usato diverse volte, ma non era in programma. Mandarsi il messaggio da soli, dici? Ecco, scusate, mi sto chiamando, devo ecco, andare via, arrivederci. Perché c'è chi lo utilizza, ragazzi, c'è chi si fa squillare il telefono da soli, sì, come casi, il nostro Matteo Di Lello, sì, casi di estrema urgenza. Esatto. C'è anche chi fa peggio, però, tipo? Chi si fa chiamare dall'amico agli orari prefissati, sì, sì, certo, questo non certo, è mai capitato, devo dire la però verità. Però è diabolico. No, no, diabolico. No, io devo dire, mi è capitato, magari avendo un appuntamento, non poterlo disdire. Salvami ma da per, una cena. Esattamente, essere salvato in calcio d'angolo da una telefonata programmata di un amico o di un'amica. Chi non l'ha fatto, alzi la mano, ragazzi, chi è senza peccato scagli il primo telefonino in questo caso. Quello è vero, in mancanza di un giornale oggi ci sono, voglio dire, tablet e quant'altro, smartphone di diverse dimensioni, spesso ci si trova già immersi in una sorta di lettura non del giornale ma virtuale, quindi molto spesso già questo limita la comunicazione ma funge anche da barriera nei confronti di altri okay, sicuramente. Altri esempi di questo tipo? Poi ignorare sicuramente la persona negando il contatto visivo è importante, perché abbiamo detto più volte il contatto visivo crea il primo ponte comunicativo verso l'altro, quindi già limitarlo o non guardare la persona che ci sta parlando o ci infastidisce è già un buon mezzo. Girare le spalle, quindi orientare il corpo lontano dalla persona, poi è di solito, come dire, una comunicazione drastica, quindi anche molto più efficace del contatto visivo mancato. Sai cos'è? Mi sembra fa un po' strano per sentire tutti questi metodi. Perché ti no? ci ritrovi no, nel, no, in realtà, nell'identikit dello scocciatore. Mi ci ritrovo. No, non nello scocciatore, ma nello scocciato, forse anche nello scocciatore. Io sì, un po' nello scocciatore. Però è per dire che io sono, credo di essere una persona molto diretta. Se c'è una cosa che non mi piace, cerco vai di farlo capire e manifestarlo il prima possibile per evitare di prolungare la situazione di disagio. Mentre mi rendo conto che ci sono molti
molte persone che da queste situazioni non riescono a uscirne. C'è chi d'accorda e poi esatto. alla fine della conversazione si lamenta dicendo però che rottura. Francesco Di Fante, come si esce da uno sguardo troppo insistente? Non ce lo dire, non ce lo dici tra pochissimo. Signori, questa è sempre qua la manata con quei due, come direbbe Francesco Di Fante, in questo caso due scocciatori, perché di questo stiamo parlando. Francesco, ci siamo lasciati con una domanda amletica, no? Sì. Come possiamo sfuggire ad uno sguardo troppo insistente, magari di qualcuno che troviamo in metropolitana o sul torpedone, come piace dire a te, oppure in tram? Come ne veniamo fuori da uno sguardo troppo insistente? Sì, come ne veniamo fuori? Guarda, possiamo in generale riprendere i consigli che davamo anche prima. Allora, la prima cosa è il contatto visivo, quindi si può semplicemente deviare o abbassare il proprio sguardo. Però scusami se ti interrompo, poi c'è sempre quel senso di tornare a guardare per vedere se dall'altra parte ti sta guardando ancora, no? È un circolo vizioso. E quello bisogna stare attenti, in quello più semplice magari girare la testa, così in qualche modo si, come dire, si limita quell'istinto di eliminare dal raggio d'azione visivo. Eliminare proprio la persona che in questo momento magari ci sta infastidendo. Sì, se poi ci si trova appunto a continuare a controllare se la persona ci guarda e continua a guardarvi, meglio girare la testa. Viene di riflesso, perché poi dall'altra parte, se tu ti giri a controllare, dall'altra parte quella persona può capire che tu stai guardando perché magari lo vuoi guardare. Attenzione, certo, si può cadere nell'equivoco. Bravissimo. Quindi, a parte che in alcune culture insomma gli sguardi sono decodificati, in alcuni sguardi insistenti sono più facili da vedere, in altri di meno, ma in generale è meglio non ricambiare qualora si vuole stare tranquilli. Addirittura poi ci si può proprio girare spalle, le spalle, poi basta, partita chiusa. Il corpo, partita chiusa in quel caso. Un'altra cosa importante è continuare imperterriti a fare quello che si stava facendo. Quindi in qualche modo, come dire, sottovalutare lo stimolo esterno, e la persona, ecco, in qualche modo capirà che non siamo interessati a entrare netta chiusura, relazione. Okay. Sì. Ma abbiamo parlato di un sacco di cose da fare, ma esistono delle cose da non fare assolutamente? Beh sì, innanzitutto come dire, eccedere nella cortesia, quindi in questo senso ritenere che il nostro tempo valga poco, valga comunque meno delle chiacchiere dell'altro. Questa è una cosa da non fare, perché bisogna, come dire, avere anche un po' di rispetto verso se stessi, altrimenti poi si, appunto, come dicevamo prima, c'è quella classica scena che la persona sopporta e poi appena l'altra persona se ne va sbotta con gli altri o si lamenta appunto in continuazione. Quindi molto meglio, come dire, fermare la persona a un certo punto e inventarsi una scusa, o comunque interrompere, ecco, la comunicazione se non è gradita. Poi un'altra cosa, ecco, allontanarsi fisicamente, insomma, immaginare di fare una telefonata o allontanarsi per qualche motivo, mi sono dimenticato le chiavi in macchina, insomma, ecco, l'allontanamento fisico, anche per riprendere fiato o comunque per distanziarsi da una persona, aiuta sempre, ricordiamolo. Poi appunto è difficile anche ignorare che negli spazi chiusi ci si può sentire più pressati, quindi magari in una stanza piccola o in un ascensore o in un locale di piccole dimensioni è più facile sentirsi gli occhi degli altri addosso. Comunque, ecco, si parla e si sa che l'altro può ascoltarci, per esempio. Certo. Un'altra cosa tipica nell'ascensore, pensate, che in America si sta tutti con la faccia rivolta verso la porta. Bravissimo. Sì, mentre in Europa si fa il circolo, però rigorosamente con gli occhi che vanno o in basso o in alto, fateci caso. Questo proprio perché negli spazi chiusi si sente molto più forte la presenza, la pressione del contatto visivo. Senti, a proposito di ascensori, pianerottili e scale, mi verrebbe da chiederti come posso sfuggire alla mia vicina di casa 76enne Severina, a questo punto, no? Signora Severina, che, buonasera. Buonasera, salutiamo. Severina, buonasera. Sono sempre io, il vicino di casa, e lui è il nostro dottore, che chiaramente non è una stalker, ma pensa di avere qualche diritto amoroso nei miei confronti, e diventa difficile in questo caso esimermi da alcune cose. Ma è anche una signora di una certa età. Dai, scarpa, lei insiste, dai. No, questa canzone è per altre situazioni. Allora, un buon paio di scarpe da ginnastica e tanto allenamento per non farsi sentire quando entri e quando esci, la prima cosa. Tanto allenamento, scarpe che non scricchiolano, quindi ecco, limitare i rumori, no? Uno può vivere da infiltrato speciale a casa propria. È quello che penso anch'io, grazie. Severina è un segugio. Sì, perché lei si apposta dietro la porta. Annusa i calzini, sente l'odore, lo segue. Esatto, vabbè, comunque troveremo soluzione. Un bel cerotto sullo spioncino. Sullo spioncino, e buonasera ancora Severina, dai, va bene. Poi ci sono altri due metodi un po', come dire, originali.
originali che però possono funzionare anche in situazioni di emergenza. A volte... che quando di fanto dice originali mi fa paura. No, è vero. Una è la classica tanatosi, voglio dire, accusare un malore o comunque uno stato momentaneo di malessere. Stiamo cadendo per sul troncare. Ridicolo, però, per no, no, lo fanno gli animali, lo fanno gli animali in natura per sfuggire ai predatori, quindi molto spesso si può usare anche questa cosa socialmente. Ragazzi, lo fanno le donne quando parlano del mal di testa, banalmente. Sì, quindi sì, questo sì, si sì, può sì, estendere sì, a una gamma di comportamenti. Sì, diciamo che fingersi morto a Trastevere sui gradini. La vedo dura, non sei già io ubriaco. Io uno svenimento nei bagni di freni e frizioni, mi ricordo. Ah, vedi? Noi ci cadiamo nel ridicolo. Per scappare da una situazione abbastanza compromettente. Comunque, procediamo. Oppure si può rispondere a persone logorroiche, contrattaccarle, essendo più logorroiche di loro. Quindi dire, ok, ti voglio... Ti batto con la stessa moneta. Mi impegno 5 minuti e poi dopo però mi rilasso, perché tento di stordirti a mia volta in qualche per modo. La serie chi di spada ferisce di spada ferisce. Va bene, abbiamo chiuso anche quest'oggi l'argomento, abbiamo parlato di stalker e scocciatori. Io devo andare, ho mal di testa. Chi è stato? Posso, vado grazie, via. Grazie Francesco Di Fant. Grazie a ricordiamo voi. Il blog e il sito www.francescodifant.it. Grazie, Francesco Di Fant torna lunedì prossimo con noi. A presto. Rihanna. A presto. Baby, baby.